Si chiama LISA, acronimo per Lavoro, Inclusione, Sviluppo, Autonomia. Il progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e promosso dalla Croce Rossa, cui ha aderito fattivamente il Comitato della Croce Rossa di Campobasso. Per illustrarne i contenuti, i volontari hanno allestito gazebo in piazza Municipio a Campobasso. In Italia sono stati costituiti 21 presidi, di cui il Comitato di Campobasso ne fa orgogliosamente parte. E grazie alle attività quindi che faremo e alla volontà dei volontari, cercheremo di avvicinare tutti i beneficiari e le aziende, gli enti formativi, le istituzioni, per aiutare tutte le persone vulnerabili a trovare un lavoro. Chiaramente è un progetto molto complicato, difficile e ambizioso, ma Croce Rossa ci vuole provare e quindi abbiamo bisogno appunto dell'aiuto di tutti, della comunità, aziende, enti, per aiutare appunto queste persone a ritrovare un lavoro. Dunque l'obiettivo è aumentare l'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, vulnerabili e in particolare diversamente abili. Il nostro obiettivo è quello appunto di aiutare quante più persone possibili là dove abbiano perso il lavoro o in cerca di lavoro. Noi li aiutiamo sia per quanto riguarda i corsi di formazione là dove c'è possibile, sia nell'aiuto delle compilazioni dei curriculum oppure proprio all'accompagnamento del colloquio stesso del lavoro. Ci sono i nostri volontari in tutte le sedi territoriali del Molise dove vengono accolte le persone e dove vengono fatte le richieste anche a noi personalmente. E qui in piazza Municipio voi avete spiegato alla gente? Sì, stiamo dando diffusione del progetto LISA, dove in effetti è una piattaforma dove ci sono inserite tutte le aziende e i corsi di formazione, laddove noi andremo ad inserire i curriculum e ci sarà la domanda offerta lavoro.